Quali sono i segreti per arrivare in palco più calda possibile, più pronta possibile? Come faccio a sapere che esercizi posso fare per essere pronta per il mio repertorio? Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Lessons Coach e fondatrice del metodo Vocal Lessons. Se resterai alla fine di questo video, scoprirai quali sono i 5 passaggi importantissimi per scaldare la tua voce al meglio e essere pronto per la tua live performance. Prima di capire quali erano i passaggi giusti, ho dovuto fare un percorso di esperienza abbastanza importante. Ci sono state delle live dove non avevo il tempo di prepararmi con serenità, o addirittura non avevo proprio gli strumenti per potermi riscaldare. A volte il riscaldamento della mia voce dovevo farlo in posti improbabili, all'interno di un bagno, di una stanza molto piccola, e quindi ho strutturato dei passaggi molto semplici e molto veloci che mi permettevano di riscaldare la voce sempre al meglio e di arrivare pronta alla mia live performance. L'ho condivisa con i miei allievi ed effettivamente il feedback di tutti i loro concerti è sempre stato molto positivo. Sono sempre venuti a dirmi: Giovanna, sai che ha funzionato un sacco, non mi sono mai sentita così preparata ad affrontare un concerto. Quindi oggi lo voglio condividere con voi. Primo passaggio: sciogli il tuo corpo. In qualsiasi stanza, stanzina, prima di un concerto, sciogli il tuo corpo con un po' di stretching a modo tuo nelle parti dove senti che il corpo è più rigido. Scioglilo e smolla con dei gesti molto semplici e connettiti in presenza con il tuo corpo, cercando di sentire tutte le parti del tuo corpo. Secondo consiglio: attiva il corpo, quindi fai una piccola corsa, fai dei saltelli, attivalo tanto, perché ti serve prima di tutto per scaricare la tensione e secondo per sentire meglio i tuoi muscoli. Terzo step: fai delle respirazioni. Non serve tanto, ma servono almeno 5-6 respiri profondi che ti permettono di sentire che si attiva bene questa parte dentro di te. Questo è fondamentale per avere una serenità anche poi nella tua emissione vocale. Quarto passaggio: riscalda la tua voce. Ecco, qui posso darvi qualche consiglio di qualche esercizio particolare. Se non hai il pianoforte, quindi non puoi fare i classici vocalizzi, ti consiglio la Bubble Therapy o il Lip Rolls, che è a portata di tutti. La Bubble Therapy è un esercizio che puoi fare con una bottiglietta e una cannuccia. Lip Rolls invece lo troverai all'interno dei miei video come esercizio di riscaldamento. Mi raccomando, scaldati bene la voce prima a livello motorio, appunto con dei massaggi, e poi con la Bubble Therapy e Lip Rolls per scaldare proprio l'estensione della tua voce, e poi magari con una S o con una Z o con una J, proprio per stabilizzare la laringe, per permetterti di avere prontezza nell'emissione vocale. Quinto step: prima di entrare in palco, chiudi gli occhi qualche minuto. Fallo e connettiti. Porta gli occhi al tuo cuore e connettiti con le tue emozioni. Prima di tutto, quando vai in palco, devi esprimere le emozioni, devi comunicare quello che vuoi comunicare, quindi concentrati sul vero senso del canto e della musica. Tutti questi consigli e anche molti altri proprio specifici nelle varie sezioni li troverai all'interno del workshop che ti metterò qui sotto attraverso un link. Vedrai quali sono i giorni di questo workshop e vedrai anche il programma di questo workshop che ho strutturato apposta per te, per arrivare più pronto e sicuro in palco per la tua live performance. Ricordati di prenotarti subito perché i posti sono limitati, quindi affrettati. Ti aspetto.